Con il signor Raffaele ci siamo incontrati 2 mesi fa in occasione della retata qui su Via Bologna. Sembrava che le cose volessero migliorare, invece che è successo? Va peggio perché non si vedono provvedimenti. La colpa per me è del sindaco De Magistris. Perché? Perché lui pensa solo al Vomero, dove abita, piazza Plebiscito, ha rovinato via Caracciolo. E alla ferrovia non viene mai, non ha idea di quello che c'è. Lui dice di esserci stato 2 giorni fa. E non l'ho mai visto io. Un sindaco che non l'ho mai visto. Quindi Raffaele, la situazione è grave. Gravissima, gravissima. Stiamo continuando il nostro giro di interviste, stiamo sentendo un pochino i commercianti della zona. Francesco è un vecchissimo commerciante di quest'area. Com'è la situazione, sicurezza in quest'area? Allora, la sicurezza in quest'area negli ultimi tempi è migliorata leggermente, ma è poco. Io faccio il commerciante da 1980 e eravamo ragazzi e ho sempre accolto gli extracomunitari come persone italiane e non come extracomunitari. Noi non siamo razzisti, noi cerchiamo la legalità, la sicurezza, che possiamo commercializzare con la gente per bene come noi. Abbiamo un calo il 2016 del 30% di incasso e questo 2017 siamo al 50%. Quindi qualcosa è cambiato, vuol dire che la gente non viene più in queste aree perché ha paura. Quindi abbiamo bisogno di avere sicurezza, di avere, diciamo, la tranquillità, che la gente possa ricamminare in queste zone e venire a fare lo shopping come lo faceva gli anni indietro. Perfetto, nel corso del giro consueto di intervista che stiamo facendo nell'area di Piazza Garibaldi abbiamo incontrato il simpaticissimo Federico D'Agostino. Simpaticissimo. Si fa per dire, Federico, in queste occasioni non si può dire diversamente, ti stai mettendo a disposizione, sì, per dirci anche un pochino la tua. La situazione in quest'area sta degradando notevolmente ed è anche abbastanza sintomatica la presenza eccessiva clandestini extracomunitari. Il problema c'è, il problema è che io l'ho spiegato anche in alcuni miei video sul web, che tutto parte dalla politica italiana, dai poteri forti che permettono ciò, ma c'è da aprire un discorso molto, molto più ampio, molto più vasto, fatto su basi che comunque oggi persone che, anche se le ascoltano, credono e non credono, sono scettiche, e questo fa molto male. Perché alla fine non è come loro dicono, che loro vengono qui per salvarsi. Questo è un vero e proprio rimpiazzo al popolo italiano. Ci stanno sostituendo, Ho capito. Ci impoveriscono perché loro vogliono un popolo esatto, un popolo ignorante, un popolo che comunque possa essere controllato a loro piacimento. Questa è la verità. Siamo con Antonio, che sembrerà strano, lui è l'unico, l'ultimo superstite dei famosi 37 ambulanti autorizzati. Ricordo questa battaglia perché l'ho seguita e la seguo da anni, quindi stiamo parlando di quanti anni, Antonio? Una trentina, una quarantina d'anni fa. Cosa è cambiato da allora ad oggi? Niente, da 6 anni non abbiamo capito più niente. La giunta De Magistris non ci ha fatto capire più niente. Ci ha buttato via con le nostre famiglie da 6 anni, avevamo un'autorizzazione, sempre pagato l'occupazione di suolo, sempre pagato tutto. Alla fine, da 6 anni, sempre avendo incontri, sempre avendo, ci ha preso solo in giro, ancora adesso ci prende in giro. Quindi ti sei dovuto integrare? Integrare a questo punto, grazie al mercato qua, grazie agli emigrati, devo dire con sincerità, che mi hanno ospitato a Via Bologna, e grazie al signor sindaco, che io da 6 anni lo mando benedizione. E questa è una bellissima cosa, quindi come vedete l'integrazione funziona, solo che sta funzionando leggermente all'inverso, sono i napoletani che sono costretti ad integrarsi agli ospiti, non so come definirli, ma agli ospiti. Continuate a seguire il servizio. Stiamo continuando il nostro giro di interviste nel Vasto, dove stiamo sentendo un pochino, salve, buongiorno, stiamo sentendo un poco cittadini residenti sulla questione
sicurezza a Napoli. Tre giorni fa si è verificato un increscioso evento, un gruppo di extracomunitari ha aggredito una pattuglia dell'esercito ai quali ha sottratto un arrestato che era stato precedentemente fermato. Come si vive qua nel Vasto? Guarda, io ti dico subito che non sono di questo quartiere, ma vengo da Secondiano e comunque è un quartiere altrettanto difficile. Però da napoletano mi sento di dire che la zona della stazione centrale, del Vasto, dove è accaduto questo episodio, è una zona che ormai dove impera il degrado. Non ci sono regole, c'è anarchia e l'anarchia sfocia in violenza. Questa è responsabilità della politica. I responsabili in primis sono due. Uno è il governo che continua a immettere nel sistema italiano milioni di immigrati dal quale non fuggono da nessuna guerra. Su milioni di immigrati il 96% non fugge da nessuna guerra, e di questo 96% il 90% sono uomini dai 18 ai 35 anni, quindi un vero e proprio esercito industriale di riserva che servono a sostituire i lavoratori italiani e mettere i lavoratori italiani ed europei in una situazione di ricatto, quindi abbassare il sistema salariale e sindacale. Secondo responsabile, non meno grave, con non meno responsabilità, è il sindaco di questa città, che non fa niente, non controlla, non verifica chi ha il diritto di stare qui, non verifica chi delinque, la notte ci sono prostitute, la mattina spacciatori, poi il degrado che è generato da questi mercatini fa crescere la rabbia negli italiani, che ovviamente che magari hanno comprato una casa qua, che hanno fatto mutuo e si vedono invasi da queste situazioni, quindi c'è stato un po' un paradosso, no? Invece dell'integrazione dell'immigrato che è venuto qua, essere immigrato, è successo che c'è una disintegrazione che il napoletano si è dovuto adeguare al degrado. Come si vive a Via Firenze dopo tanti anni? Malissimo. Lei c'ha un'attività commerciale? Sì, un negozio di materiale elettrico. Io ricordo perché qualche volta sono stato suo cliente. Io male, cioè noi siamo gli ospiti e le persone extracomunitarie sono i padroni. La sicurezza? Niente, per niente, non siamo tutelati. In tutta stamattina proprio ho visto dei fili che scendevano da sopra al fabbricato, fili dell'Enel. Sono andata vicino ai vigili, ho detto sentite ma è un pericolo per questa gente. Signora, dovete andare là, vedete, ci sta un furgone dei vigili, rivolgetevi a loro. No, ho detto, io non mi rivolgo a nessuno, perché se scendeva vicino al fabbricato mio, giusto, ma là è all'angolo della strada, ci stanno ancora, è un pericolo per tutti quanti. E voi chi siete? Non siete nessuno? Mi hanno fatto un'alzata di spalle. Grazie signora. La legge. Com'è la situazione in sicurezza? È peggiorata. Sotto quale punto di vista? Extracomunitari proprio, che ci fanno proprio piangere. In che senso? Che rubano, fanno di tutto. Va benissimo, grazie. Com'è la situazione in sicurezza in via Firenze? Benissimo, è Africa. Lei è un residente? No, sono un residente al centro direzionale. Quindi ci passa tutti i giorni? Noi ci passo spesso. Guarda, perché fa schifo. Se il governo non si muove, siamo guaiati. Perché? Perché i briti nero, mandano la nuvola, ci fanno questo, ci fanno quello. Ma l'altro giorno c'è stato... Ci facciano droga, va. L'altro giorno c'è stato un problema molto serio, hanno aggredito una pattuglia dell'esercito. Sì, ma la domanda loro, io posso parlare, sennò... Siamo con le animatrici del Comitato Vasto, la signora? Adelaide. Adelaide, c'è una situazione che sta degenerando di giorno in giorno, noi abbiamo sentito un pochino commercianti, residenti, una situazione percepita di insicurezza diffusa. La nostra parola chiave è sempre la stessa, dignità, decoro, sicurezza e legalità, cioè noi questo chiediamo, non chiediamo chissà cosa, non siamo razzisti, è una cosa che ci teniamo sempre a precisare, perché praticamente questa zona già da oltre 20 anni sono venuti i primi extracomunitari e noi ci siamo integrati e loro con noi, abbiamo rispettato le regole, con queste persone che adesso stanno arrivando purtroppo, stanno qui per strada, no, o non rientrano nei centri d'accoglienza o sono totalmente sprovvisti di documenti, quindi stanno qui
per strada e incominciano a bere tutta la giornata perché bivaccano e incominciano queste risse. E quindi quello che noi chiediamo è sicurezza sul territorio, perché adesso non se ne può proprio più, sinceramente. Siamo all'interno qui dell'ufficio di presidenza della quarta municipalità in compagnia del presidente Giampiero Perrella. Presidente, abbiamo incontrato il presidente Perrella 2 mesi fa circa in occasione dei controlli di via Bologna, una situazione che sembrava essere finalmente avere, più che essere avere trovato finalmente una strada che la portasse alla normalizzazione, perché via Bologna, lei sa meglio di me che non è un'area mercatale e che consegnata da anni fu l'allora assessore Tecce a regalarla praticamente agli extracomunitari. Detto così può suonare anche come un discriminante, ma non lo è assolutamente, perché lei ci conosce, abbiamo fatto dei servizi straordinari anche a favore della verità, in nome della verità. Oggi la situazione è paurosamente precipitata. Che sta succedendo? Sta succedendo, purtroppo, ahimè, quello che sta avvenendo anche in altre città italiane. Mi riferisco a Roma, mi riferisco a Milano, dove questa forte presenza di profughi in alcuni quartieri delle città, nel caso di Napoli attorno alla stazione, abbandonati fondamentalmente anche dei centri di prima accoglienza che non fanno il lavoro che dovrebbero, la situazione è andata un po' fuori controllo, per cui ci sono continue risse tra immigrati, l'episodio gravissimo di alcuni giorni fa a danno dei militari che erano in pattugliamento in quelle strade ha un po' fatto precipitare il tutto, e quindi si sono confermate quelle che erano le preoccupazioni che la municipalità ha espresso all'epoca, proprio quando ci siamo visti anche su via Bologna in occasione di quei controlli, che la situazione era esplosiva e che quindi il prefetto e il questore in primis dovevano intervenire con forza per dare una risposta alle richieste di sicurezza che già all'epoca emergevano forti dal territorio e che oggi sono esplose. Io volevo fare una precisazione su una sua affermazione. Noi continuiamo a chiamare impropriamente profughi queste persone, nell'80% e forse anche più dei casi sono clandestini, vanno chiamati per nome e cognome, non sono profughi, perché moltissimi di loro provengono dal Maghreb, provengono da Bangladesh, zone non di guerra, per cui non hanno il ruolo di profugo, sono clandestini che vengono importati in Italia. Questa non è una responsabilità ovviamente né di questa amministrazione né di questa municipalità, però per mettere i puntini su lei è giusto precisare. Il grido di dolore, perché è un grido di dolore che si è alzato da cittadini, commercianti e associazioni territoriali che invocano sicurezza, mi pare che sia sacrosanto, legittimo, perché noi abbiamo fatto, come nostro consueto, prima di venire da lei un giro, abbiamo sentito le voci un pochino degli abitanti, dei residenti e quindi dei commercianti. La situazione, lei lo ha spiegato ampiamente, è esplosiva, è una mina vagante quest'area. Ci sono in atto dei provvedimenti, delle misure che sono state studiate eventualmente in un comitato di sicurezza che deve essere convocato, sarà convocato? Qual è il piano? Guardi, in primo luogo dobbiamo fare una precisazione, perché altrimenti si generano equivoci, fraintesi che poi non vengono percepiti in modo corretto dal territorio. La municipalità non è che ha le competenze in tema di ordine pubblico e sicurezza. La municipalità deve essere la giusta cassa di risonanza delle richieste di un territorio, perché la municipalità nasce come organismo di partecipazione e di rappresentanza delle richieste che vengono da un territorio, e la municipalità le deve rappresentare a un livello superiore. Le deve rappresentare al sindaco quando sono competenze del comune, deve rappresentarle al prefetto e al questore quando sono competenze di ordine pubblico e di sicurezza. Su questo la municipalità ha assolto in pieno questo tipo di funzione. E questo lo possiamo sottoscrivere anche noi, l'abbiamo trovato in prima linea, quindi su questo non ci sono dubbi. Noi abbiamo incontrato, ma lavoriamo ormai da mesi con il Comitato Civico Vasto, così come lavoriamo con gli altri comitati della municipalità, perché il dovere della municipalità è fare questo e dare voce ai cittadini e ai comitati, come ho detto prima.
e la presidente della municipalità ha accompagnato i cittadini, li ha accompagnati dal sindaco, li ha accompagnati dal questore. Quindi la municipalità sta nel migliore dei modi cercando di dare voce alle richieste di un territorio. Ci siamo esposti anche mediaticamente, abbiamo invocato al prefetto e al questore delle misure straordinarie proprio per far fronte all'emergenza sicurezza di quei territori. Mi sembra che dopo il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza di 2 giorni fa qualche misura sia stata adottata. Non so se questa sarà sufficiente. Io mi auguro che questa attenzione rimanga alta anche per le prossime... Che non sia il solito fatto episodico. Che rimanga alta per i prossimi mesi. Su questo sono anche confortanti le dichiarazioni del sindaco quando insomma fa capire che almeno per tutto l'anno ci sarà una grande attenzione. Questo è quello che il sindaco ha percepito dalle parole del prefetto e del questore. Noi ovviamente non partecipiamo ai comitati per l'ordine pubblico perché ci partecipa il sindaco per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Noi abbiamo incontrato il sindaco, abbiamo incontrato l'assessore Gaeta che in qualche modo ci hanno relazionato sui risultati del comitato per l'ordine pubblico. Noi ci auguriamo che questa grande attenzione di queste ore in quella zona non vada scemando nelle prossime settimane ma che rimanga alta. Perché quel territorio ha bisogno di risposte, risposte che siano di repressione, perché è giusto che ci sia la repressione, ci siano i controlli mirati, venga in qualche modo vengono contrastati quei fenomeni indecorosi che vanno dai problemi che possono essere di competenza comunale a problematiche di carattere sociale, perché igienico-sanitari. Su questo la municipalità, insieme anche al Comitato Civico Vasto, sta lavorando tutti i giorni in quelle traverse. Andiamo a prelevare i materassi abbandonati, andiamo a pulire, a fare i riassetti vicino i punti di raccolta dei rifiuti. Abbiamo disinfettato e bonificato alcuni anfratti attorno alla stazione centrale, maleodoranti assolutamente antigienici. Quindi la municipalità, laddove può, è presente. Poi ci sono questioni molto più grandi, non vorrei andare sui massimi sistemi, ma l'ho detto nella premessa, nella prima risposta, l'Italia si sta trovando ad affrontare una grave emergenza di carattere nazionale, i cui riflessi poi arrivano anche e li scontiamo anche qui a Napoli. Chiaro, quindi noi ci auguriamo che le risposte siano durature nel tempo e noi siamo qua proprio per dare conforto e per stare vicino ai cittadini. Un presidente della municipalità è un buon presidente quando si mette a fianco delle persone che stanno vivendo una difficoltà e che soffrono. Il presidente della municipalità è a fianco dei cittadini del Comitato Vasto ed è pronto, diciamo, ad alzare la voce assieme a loro se necessario per rivendicare più sicurezza e più vivibilità per quei territori della municipalità, ma è anche a fianco di le persone, anche gli immigrati, che in modo onesto vogliono integrarsi nel tessuto di questa città. Per cui noi chiediamo, e abbiamo chiesto anche alla prefettura, e lo rimarcheremo nei prossimi giorni, un'indagine anche a tappeto sul lavoro che fanno questi centri di prima accoglienza. Perché quello che noi assistiamo in quelle strade e vediamo degli immigrati che in qualche modo bivaccano per strada, vengono in qualche modo abbandonati al loro destino. Io non credo che sia normale. Scusa Presidente. Non credo che sia normale che un immigrato debba ubriacarsi in quelle strade e poi debba dormire per strada sui materassi. Ma esistono o meno questi centri di accoglienza? Perciò dicevo, ma sono quelle risorse che poi pagheranno le pensioni agli italiani, questi qua? Ma io guardi, andiamo su discorsi di carattere, diciamo, di natura, di carattere nazionale, questa domanda bisogna farla ad altri livelli, certamente non a un presidente di municipalità. Io credo che non dobbiamo, come dire, alimentare questo clima poi di ostilità nei confronti degli immigrati. Io credo che noi dobbiamo semplicemente garantire che ciò che è previsto per legge funzioni. Ora, se noi abbiamo dei centri di prima accoglienza che dovrebbero cercare di creare le condizioni favorevoli per un'integrazione di queste persone e se questi centri di prima accoglienza non lo fanno, abbiamo il dovere di andare a capire per quale motivo non lo fanno. Perché queste strutture di prima accoglienza non insegnano l'italiano a queste persone? Non gli danno gli strumenti per in qualche modo integrarsi? Perché li abbandonano a loro stessi? Perché queste persone devono dormire per strada e non vanno nei centri di prima accoglienza? Io penso che ci sia qualcosa che non vada. Al tempo stesso abbiamo però anche delle strutture modello che funzionano, come l'EST nel centro storico, con cui abbiamo collaborato. Questa struttura
ha fatto sì che questi immigrati venissero impegnati in azioni di riqualificazione del territorio. Abbiamo riqualificato piazze come quella del Teatro San Ferdinando, impegnando queste persone e registrando anche l'apprezzamento della popolazione. Ora, io credo che queste persone vogliono essere anche grate, una parte di loro, poi è chiaro che ci sta una parte che magari viene in questo paese con altre intenzioni e quelle persone vanno colpite e vanno allontanate, ma io penso ci siano tante persone che vengono qui per cercare anche di integrarsi, per avere un futuro migliore. È chiaro che ci troviamo davanti a un fenomeno enorme e massiccio su cui io credo e spero, e mi sembra che il ministro Minniti stia lavorando per cercare anche di iniziare a tamponare questo tipo di fenomeno che ormai è massiccio e sta invadendo il nostro paese. Ma credo che in qualche modo è un processo che va assolutamente governato e occorre anche poi evitare che possano nascere fra la popolazione delle forme di intolleranza, perché poi sarebbe la sconfitta di un paese, ma soprattutto di una città come Napoli, che da anni convive con queste etnie differenti. Io in quelle zone della stazione ci sono cresciuto su via Firenze, a via Bologna, a via Milano. Da quando ero ragazzino c'erano gli immigrati, ma ci sarà sempre una convivenza pacifica con quelle persone. E io credo che quello che dico in qualche modo rispecchia il sentimento degli stessi componenti del comitato, che in qualche modo da anni convivono con quelle persone. Però è altrettanto vero che quando poi una zona diventa satura e si raggiunge l'eccesso, il compito delle istituzioni e del prefetto e del questore è iniziare ad interrogarsi e a comprendere che quell'area non può più ospitare tante persone. E quindi la prefettura deve individuare delle strutture di prima accoglienza in altre aree della città e della provincia di Napoli. Va benissimo, su queste parole noi ringraziamo innanzitutto il presidente Perrella per la disponibilità che ha sempre avuto nei nostri confronti, soprattutto per la chiarezza e la semplicità con la quale espone dei principi che affrontano problematiche veramente importanti. Lo salutiamo con l'impegno di rivederci a fine settembre, sperando che ci possa dare delle notizie diverse, sicuramente migliori di quelle là che stiamo vivendo in questi giorni. Intanto vi auguriamo buone vacanze. Per Sinapsi News, Sergio Angrisano.